Gossip News, Gemma fa la gaffe serate piccanti, Elisabetta Gregoraci non entra in casa e, indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News. Questa volta vi parliamo di Gemma e la battuta osie sulle serate. Con Nicola, di Elisabetta Gregoraci da Forfait alla prima puntata, di Antonella Elia che confessa il suo amore per Pietro e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Gemma, siparietto piccante durante la puntata di oggi di Uomini e Donne. Gemma si è lasciata andare ed è andata incontro a una gaffe involontaria. Ha accusato Nicola di aver trascorso serate piccanti, con tanto di documentazione. Peccato che, dopo l'intervento della padrona di casa, si è saltato fuori che si trattasse di stories Instagram in cui il ragazzo si divertiva con gli amici. Ai, Gemma. Elisabetta Gregoraci, era una delle inquiline più attese al Grande Fratello VIP, ma ha dato forfait. Cosa è successo? Non lo sappiamo. La conduttrice e showgirl, tramite i propri canali social, ha rassicurato tutti che entrerà in casa venerdì, ma non ha dato alcuna spiegazione riguardo al motivo della sua assenza durante la serata di ieri. Antonella Elia, in clima Temptation Island, torniamo a parlare di una delle coppie più seguite dell'ultima edizione, Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Durante la puntata di ieri del Grande Fratello, in cui la showgirl ricopre il ruolo di opinionista, è stato aperto il capitolo Temptation. Elia ha dichiarato di essere ancora innamorata di Pietro, anche se desidera del tempo se stessa. Stasera in TV, ecco qui l'offerta di intrattenimento delle reti Rai e Mediaset, Rai 1 il commissario Montalbano, la giostra degli scambi, Rai 2 Boss in incognito 2020, Rai 3 Carta Bianca, Rete 4 Fuori dal Coro, Canale 5 A Star is Born, Italia un Deadpool. Buona visione.